Buonasera, benvenuti all'appuntamento con l'informazione di Telesense. Sabato 24 luglio, un TV giornale ampiamente dedicato alla sanità. Faremo il punto per quanto riguarda i contagi Covid, che insomma ce ne sono ancora in provincia di Ferrara, anche se la situazione negli ospedali è sicuramente sotto controllo. Poi parleremo dell'impennata di prenotazioni dei vaccini dopo l'annuncio del Green Pass da utilizzare in certe situazioni a partire dal prossimo 6 agosto. Torneremo sulla presentazione del libro del presidente Bonaccini a Bonifiche Ferraresi, che appunto propone l'Emilia-Romagna come riferimento per il paese Italia. E poi ci sono delle novità per quanto riguarda l'ospedale del Delta di Lago Santo, perché questa mattina a Codigoro c'è stato un importante incontro tra i vertici della regione e i sindaci ed è stato illustrato un progetto di rilancio. Vedremo naturalmente di che cosa si tratta, poi naturalmente altri temi. E dicevamo però, parliamo e apriamo con l'aggiornamento per quanto riguarda il Covid, perché continua il trend in aumento, anche se nella norma dei nuovi contagiati al SARS-CoV-2 sia a Ferrara che in Emilia-Romagna. Nella provincia estense ci sono 19 nuovi casi, di cui 15 con sintomi, ma non si registrano nuovi ricoveri e nemmeno nuovi decessi. Aumentano i contagi da Covid in provincia di Ferrara. Nel bollettino odierno sono registrati altri 19 nuovi casi, di cui la maggioranza, ovvero 15, presentano sintomi. Il bollettino, che fa riferimento a venerdì 23 luglio, non registra però nessun nuovo ricovero e nemmeno nuovi decessi. I nuovi 19 casi, con un'età media di circa 31 anni, sono stati individuati con 56 tamponi refertati. Sono 102 le persone entrate in isolamento domiciliare, 53 quelle uscite dalla quarantena. Resta sui livelli degli ultimi 2 giorni la crescita dei casi giornalieri in regione. In Emilia-Romagna i positivi nelle ultime 24 ore sono 468, rilevati da 24.306 tamponi, mentre non si registrano decessi. I pazienti ricoverati nelle terapie intensive degli ospedali regionali restano 9, mentre negli altri reparti si contano 6 ricoveri in più. Intanto continua la campagna vaccinale a Ferrara Provincia. Nella giornata di venerdì 23 luglio sono state effettuate 2.170 vaccinazioni, mentre dal 27 dicembre complessivamente sono state 394.126 le dosi somministrate, di cui 166.007 seconde dosi. Parliamo dei vaccini perché c'è stata una impennata nella richiesta di prenotazione in Emilia-Romagna dopo l'annuncio dell'importanza dell'utilizzo del Green Pass, anche una prenotazione quasi 4.000 in più anche a Ferrara e soprattutto in un'età compresa tra i 12 e i 19 anni. Vediamo. Impennata nelle prenotazioni per il vaccino anti-Covid anche in tutta l'Emilia-Romagna. Dopo le notizie prima sul possibile utilizzo e poi sulla decisione da parte del governo di introdurre il Green Pass, in poco più di 4 giorni da lunedì scorso a venerdì mattina, infatti, sono state oltre 77.000 le nuove prenotazioni ricevute dalle aziende sanitarie emiliano-romagnole. 3.746 nel territorio dell'azienda USL di Ferrara, 5.873 a Piacenza, 6.875 a Parma, 6.537 a Reggio Emilia, 9.600 a Modena, 17.583 a Bologna, 1.753 a Imola e 25.969 nei territori di competenza dell'ASL Romagna. In particolare, quasi 14.500 prenotazioni sono arrivate dalla fascia di età compresa tra i 12 e i 19 anni e 4.745 dai 60 ai 69 anni, due fasce di età per cui le ASL hanno lanciato o stanno per lanciare iniziative ad hoc come la vaccinazione sui camper, nei mercati o in spiaggia. A Modena e provincia le prenotazioni nel periodo dal 12 al 15 luglio erano state 5.656, mentre negli stessi giorni della settimana successiva, quindi dal 19 al 22 luglio, sono arrivate a 9.608 richieste, un aumento del 69,9%. A rendere evidente l'effetto Green Pass, un dato che arriva dall'ASL Romagna. Nelle prime ore di venerdì 16 luglio le prenotazioni erano state circa 1.600, da mezzanotte alle 3 di venerdì 23 luglio il numero è più che triplicato, arrivando a 5.057 prenotazioni.
Vaccini anti-Covid e Green Pass sono le soluzioni contro la morte che ha già coinvolto il mondo intero con milioni di persone decedute. In una lettera inviata alle redazioni Emilia Ferraresi, il consigliere comunale uscente di Vigarano Mainarda, Marcello Fortini, critica i Novax ed interviene a favore dei vaccini. Non cercate di indottrinare i cittadini ribadendo che il Green Pass è una mancanza di libertà e che il vaccinarsi è paragonabile a una dittatura sanitaria, sottolinea Fortini. Da anni, lo ricordiamo, in prima linea per la raccolta fondi contro la distrofia muscolare. Sentiamo. Ho deciso di fare questa lettera semplicemente perché lo ritengo che chi ha provato sulla propria pelle un qualcosa che può essere molto simile al Covid, non può altro che dire ai cittadini vaccinatevi perché solamente lì possiamo tutti insieme debellare la morte. L'ho fatto anche per un fatto di rispetto della mia famiglia e soprattutto dei cittadini che incontro tutti i giorni e credo che sia questo è il vero senso del vaccinarsi. Dobbiamo evitare il contagio e con questo evitare anche la morte per tantissime persone, purtroppo. In questa lettera lei si rivolge soprattutto ai Novax. Sì, perché mi sembra di notare non solo in Italia, ma in tutte le parti del mondo ormai, Europa compreso, che ci sia questo movimento Novax. Ieri si parlava anche di free vax, quindi non lo ritengo giusto. Ognuno può avere il proprio pensiero per quanto riguardano i vaccini, per quanto riguarda, però qui stiamo giocando veramente con qualcosa di serio. Non possiamo far finta di nulla. Noi siamo il popolo, io lo dico sempre, sono il figlio dei vaccini. Sono nato nel secolo scorso e siamo stati tutti vaccinati. Ormai siamo adulti, siamo chi è genitore, chi è diventato anche nonno, quindi non è successo niente. Il problema rimane se te non ti vaccini, questo è il vero. E non capisco, mi credo, diventerò forse anche impopolare, ma non mi interessa perché il mio pensiero è sempre stato quello di stare al fianco delle persone e dei cittadini. E in questo momento lo ritengo proprio come monito di esperienza personale vissuta qualche mese fa di vaccino, che non ha fatto nulla e non ha fatto nulla su una persona che ha dei grossi e seri problemi di salute, è ancora qua. L'altro giorno mi sono scaricato il Green Pass e mi sento un uomo libero oggi. Che cosa si sente di dire a chi ha dei dubbi? Perché magari qualcuno non va a vaccinarsi perché ha semplicemente timore, ha un po' di paura. Sinceramente, guardi, io non ho mai avuto questo timore perché sono stato veramente convinto da subito per il vaccino. Io dico solamente che basta prendere un semplice farmaco, si legge il famoso bugiardino e si vede cosa si va incontro. Non faccio nomi di farmaci, però ogni farmaco ha un rischio mortale. Quindi non credo che sia il vaccino che fa paura. Secondo me il vaccino è quello che ci aiuterà ad andare avanti. Noi dobbiamo pensare che domani è un altro giorno, una settimana, un mese, un anno, 2 anni, 3 anni, c'è la vita davanti. È questo che dobbiamo salvaguardare. E io penso nel mio piccolo, di aver scritto questa lettera alla vostra redazione proprio per questo motivo qua e per avermi dato anche la disponibilità di parlare. Cambiamo argomento. Non voglio usare la parola modello, ma credo che l'Emilia-Romagna possa essere un punto di riferimento per costruire il futuro del paese. Stefano Bonaccini, nei giorni scorsi a Olanda di Savoia per parlare del suo libro, Il paese che vogliamo, dice non è un programma o un manifesto elettorale, ma il frutto di un'esperienza quotidiana in una regione che può essere riconosciuta come laboratorio di innovazione in una fase come questa, in cui il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e i fondi europei possono favorire l'uscita del paese da una crisi dovuta non solo alla pandemia. Sentiamo. Si è riconosciuto fortunato di essere al governo di una regione come questa, con gente che lavora come questo, con imprenditori, maestranze e con questa voglia, diciamo così, di fare. Vediamo, lei che meriti si riconosce, lei giunta. Guardi, lo credo davvero che guidare l'Emilia-Romagna è una fortuna nel senso di avere mediamente
persone con un DNA di coraggio, voglia di rimboccarsi le maniche e lamentarsi poco. E d'altra parte, grazie ai sacrifici di chi ci ha preceduto, è diventata una terra che, da poverissima com'era, ha un'alta qualità della vita. Il merito che mi posso prendere, senza presunzione, è quello di aver saputo in questi anni prendere le scelte strategiche insieme alle parti sociali, condividerle, perché non ha voluto dire svenderle, ha voluto dire rafforzarle, perché avevamo un'idea precisa, siamo riusciti a farla diventare forse migliore, ma certamente l'idea di un progetto per l'Emilia Romagna che avesse un'ambizione, ecco, questo me lo do. Aver convinto questa terra che noi non possiamo non avere l'ambizione di competere con i territori più avanzati d'Europa e del mondo, rimanendo umili, ma avendo quell'ambizione lì, perché abbiamo tutte le caratteristiche di qualità per poterlo fare. Cosa si aspetta dal PNRR? Il PNRR mi pare abbia messo le priorità come doveva mettere. Il governo Draghi ha fatto un ottimo lavoro, l'Europa ha già detto pubblicamente che è un lavoro fatto con i crismi che servivano per avere i finanziamenti adeguati. Adesso tocca al governo e alle regioni e ai comuni lavorare perché non diventino sogni ma realtà quei progetti. In pochi anni bisogna programmare e mettere a terra oltre 200 miliardi di euro. Se sto dalla mia parte, dobbiamo evitare progetti perché servano solo a vincere le elezioni domani, ma siano progetti strategici per l'Italia del futuro. Torniamo a parlare di sanità, perché entra nel merito del piano di unificazione delle due aziende sanitarie, che approva nella sostanza, compiacendosi con le due direttrici generali, cioè Paola Bardasi dell'azienda ospedaliera universitaria di Cona e Monica Calamai, direttrice generale dell'azienda USL di Ferrara, la senatrice ferrarese Paola Boldrini, che vediamo nelle immagini, vicepresidente Commissione Sanità in Senato, interviene con un comunicato stampa sul processo di unificazione annunciato dalle due dirigenti. Era atteso da tempo, ha sottolineato la Boldrini, le due dirigenti hanno lavorato d'intesa e bene durante i mesi della pandemia. Il piano, aggiunge la senatrice Boldrini, è in linea con il PNRR, ossia con quanto stabilito rispetto al rafforzamento della medicina territoriale, ma naturalmente richiederà un investimento massiccio nella formazione e nell'aggiornamento delle competenze di tutti i professionisti che dovranno realizzare nella quotidianità dei servizi sanitari e del rapporto con i cittadini il cambiamento. E ora ci spostiamo a Lago Santo, anzi a Codigoro, insomma nel Delta, perché la Regione Emilia-Romagna rilancia l'ospedale del Delta di Lago Santo con un nuovo progetto che è stato illustrato questa mattina a Codigoro dall'assessore regionale Donini ai sindaci. Vediamo. Dalla ristrutturazione del pronto soccorso e l'emergenza ai nuovi primariati oggi scoperti, nuovi reparti come l'urologia ma anche un ospedale di comunità per la riabilitazione, l'ospedale del Delta di Lago Santo è al centro di una nuova progettualità illustrata durante un incontro che si è tenuto nella sala del Consiglio Comunale di Codigoro ai sindaci del Delta e dall'assessore regionale alla sanità Raffaele Donini. Un futuro di espansione, perché noi investiamo non solo nelle strutture appunto adeguate all'emergenza, al pronto soccorso, ma investiamo anche e soprattutto in capitale umano, cioè in nuovi primariati, unità operative complesse in importanti settori, fra cui l'urologia, istituiremo un osco riabilitativo, insomma daremo una maggiore consistenza e adeguatezza ad un ospedale che vogliamo valorizzare. Al centro del progetto anche la ristrutturazione del pronto soccorso dell'ospedale del Delta con nuove modalità. Sono quelle che rendono ovviamente più funzionale il pronto soccorso, anche con una disponibilità di locali più adeguata, ma soprattutto in termini di sicurezza sanitaria per i degenti e per gli operatori. L'incontro è stato anche l'occasione per fare il punto della situazione Covid in Emilia-Romagna. Aumentano i casi, anche se oggi siamo ad un livello simile a quello di ieri, però ci aspettiamo comunque un aumento significativo di casi nei prossimi giorni, così almeno dicono tutte le rilevazioni a livello nazionale, ma non stanno aumentando in proporzione le ospedalizzazioni. Noi siamo a un livello molto basso, al 2% più o meno, tra terapia intensiva e reparti Covid. Questo vuol dire che la popolazione più vulnerabile, cioè gli ultra sessantenni e le persone con patologie gravi, sono protette dal vaccino. Ora è importante vaccinare anche le altre persone, in particolare
e i giovani, soprattutto quelli in età scolastica, per diminuire la circolazione del virus, perché ricordo che la circolazione del virus è una delle condizioni nelle quali può verificarsi anche un mutamento genetico dello stesso virus e quindi il rischio poi che tutta questa vaccinazione di massa possa essere in qualche modo resa più vulnerabile. Sentiamo allora il commento dei sindaci che erano presenti all'incontro di questa mattina, il sindaco di Codigoro, che è anche capo distretto del distretto sud-est dell'azienda USL, il sindaco di Lagosanto, che ricordiamo 2 giorni fa ha votato contro il progetto di unificazione tra Sant'Anna e ASLA, contrariato per il depotenziamento dell'ospedale del Delta, e del sindaco di Comacchio. Sentiamo. Ma diciamo che l'incontro è stato molto soddisfacente, insomma, le progettualità che ci hanno rappresentato, tutto profilo strutturale, anche implementazione anche del personale, sono soddisfacenti. Ecco. Speriamo poi che a tutte queste promesse progettuali seguano anche i fatti. E per quanto riguarda le strutture, è vero che c'è un tempo per realizzarle nel 2026, probabilmente in materia sanitaria le strutture andavano magari ha aumentato la possibilità di eseguirlo in fretta, magari delle procedure semplificate, penso magari al Ponte Morandi e soluzioni più veloci per realizzare più in fretta, almeno nell'ambito sanitario. Condivido quanto ha detto il mio collega il sindaco Negri. Ovviamente abbiamo appreso oggi, dopo circa 2 anni di silenzi, che sull'ospedale del Delta c'è una progettualità, cosa a me mai resa nota. E noi avevamo già presentato anche noi un progetto e secondo me, come proposto adesso anche all'assessore regionale, si può ulteriormente ampliare la proposta che è stata fatta oggi con delle altre parti particolarmente interessanti, sia legate all'emodinamica per completare il percorso per gli anziani, la riapertura del laboratorio di emodinamica, perché fa parte di tutto quello che è legato anche all'aspetto sanitario per quanto riguarda la cardiologia. Io circa 1 anno e mezzo fa, proprio quando l'assessore Donini si insediò, gli inviai un documento in cui parlavo delle difficoltà del territorio e soprattutto dove chiedevo il rilancio dell'ospedale del Delta. Un rilancio per poter andare incontro, dove ovviamente con mie indicazioni avevo individuato alcune aree di intervento. Quel documento poi lo sottoposi anche alla dottoressa Calamai quando venne nominata come direttore generale dell'ASL. Vi fu uno stop dovuto chiaramente alla pandemia, ma ci si lavorò di nuovo al documento ed oggi finalmente abbiamo i primi risultati. Sono risultati davvero molto importanti in termini di tecnologie, di robotica chirurgica e di macchinari all'avanguardia che arriveranno all'interno del nostro ospedale, ma soprattutto in termini di risorse umane, perché vi sarà la copertura di alcuni primariati che attualmente sono scoperti, ma non solo, verranno individuate delle unità operative che al momento all'interno dell'ospedale non ci sono. Quindi è stato un incontro, quello che si è svolto questa mattina qui a Codigoro, davvero molto proficuo e un grazie all'assessore perché ha accettato il nostro piano. Rimaniamo nel Delta, ci spostiamo però a Comacchio per la serata evento Moda, Danza e Acconciatura, che sarà in scena ai Tre Ponti domani sera, quindi domenica 25 luglio. La serata è organizzata dall'Accademia Nazionale Acconciatori Misti in collaborazione con la CNA di Ferrara e patrocinata dal Comune di Comacchio. Gli incassi saranno devoluti, come già in passato, alla Fondazione Talento. Però sentiamo alcuni degli organizzatori della serata. Sono Chantal Fischer, sono la coreografa per la sfilata Tre Ponti a Comacchio. Ho sfilato per Comacchio per molti anni e adesso passo dalla parte degli addetti ai lavori. Ci aspetta musica e spettacolo, moda, danza e spettacolo, e in questo momento abbiamo bisogno proprio di cose belle, di rinascita, di emozioni, e quale modo migliore se non attraverso la musica, la danza. Ho sfilato molto spesso per questa manifestazione e ringrazio l'organizzazione per avermi appunto contattata per coreografare queste ragazze, queste modelle professioniste, per coreografare anche la parte per quanto riguarda lo spettacolo,
e per riuscire al meglio a rendere questa serata speciale per tutti. In questa edizione ho pensato di portare, oltre alle modelle quasi tutte confermate dell'anno scorso, Ilaria Coratti, di nuovo confermata alla violinista, insieme ad Afro Goldie, che è una, oltre ad essere una modella che sfilerà per questa serata, è una cantautrice che ha, per gioco abbiamo costruito un brano con Luca J. Master e Mr. S, cioè due DJ con produttori siciliani, il brano Love Me, che ha inaspettatamente avuto un successo in Italia e anche all'estero, arrivando al 15° posto su iTunes Italia e nei primi 50 in Europa. E poi come regalo ai Tre Punti di Comacchio quest'anno, con Afro Goldie insieme a Ilaria Coratti, presenteremo in anteprima mondiale un brano che si chiama I Look Into Your Eyes, scritto da Miki Kirigato e Tom Hooker, che dall'America hanno voluto darci questo brano proprio prodotto da loro per fare questa serata. C'è in questa serata Laura Coden, che ha fatto secondo posto di Miss Italia ed è una delle ragazze della trasmissione di successo di Rete4, Donna Ventura. C'è anche un po' di sport, abbiamo in questa bellissima serata un personaggio della pallavolo che è stata appena promossa in Serie A1, Sophie Blasi, che come molti la conosceranno nella nostra regione. Ecco. Allora, chiudiamo qua il nostro TV giornale per gli aggiornamenti, il sito, pagina Facebook e il nostro canale YouTube. Grazie di essere stati con noi, arrivederci.